Ciao a tutti e benvenuti a un altro video da parte dei Magis of Lotus. La sessione di oggi di Ask Magis of Lotus è una delle tante nelle quali noi rispondiamo alle vostre domande che prendiamo direttamente dal gruppo Telegram. Direi più che oltre che domande, questioni, perché adesso molte domande ricevono risposte in automatico sul gruppo, ma in ogni caso noi continuiamo a farlo perché, per esempio, con questa prima domanda che rispondo è un pochino più lunga e serve anche più tempo, oltre che scrivere. O poi magari me la perdo sul gruppo e non rispondo, come in questo caso, è sempre questo caso. Comunque, è ancora utile fare questo video, secondo me. Allora, cominciamo con la prima polemica scattata sul gruppo, più indietro, non vado a recuperarla perché comunque non voglio dilungarmi più di tanto. Allora, come è già stato detto, noi siamo cari, buoni e gentili, anche se dirselo da soli è un po' così, vabbè, ovviamente sto scherzando per evitare problematiche. Però una cosa che può darci abbastanza fastidio è quando molte persone, perché comunque capita, non è che interpretano, proprio prendono un'idea che diciamo, o distorcono, aggiungono cose loro, cioè non... no. E la cosa che proprio ci dà tantissimo problemi in generale è il fatto, cioè più che altro perché non l'accettiamo proprio, il fatto di creare polemiche inutili. Perché le polemiche inutili, a parte a dare... dare problemi a noi che ci vabbè, sti cazzi, perché tanto siamo abituati, non ce ne frega niente, danno anche fastidio alla community, che è il problema principale. Cioè, anche alle altre 100 persone, 800, insomma, dove diavolo di base dove stiamo parlando, perché dove diavolo siamo, perché siamo su YouTube, sono di più, siamo sul gruppo, sono di meno, bla bla bla. È un problema proprio per anche gli altri, perché non è che le polemiche fanno piacere anche agli altri membri della community, perché creano contrasto, poi la gente non sa più se postare, se fare cose, quindi no, cioè evitiamo le polemiche gratis, grazie. Allora, cominciamo con la prima domanda di Pietro. Allora, Pietro ci chiede di spiegare meglio un po' questa cosa che ha visto il gruppo Centurion, cioè... Con Spectral Ward puoi attaccarci sopra altre aure se queste entrassero direttamente in gioco e non si staccano più. Mentre con Benevolent Blessing non puoi attaccarci altre aure neanche se le metti direttamente in gioco. Allora, in realtà è più facile del previsto. È complicato la parte del ruling ed è spiegata male nelle Comprehensive Rules, questo è vero, quello che hanno scritto lì. È infatti vero che gli arbitri hanno problemi con queste cose. Allora, Spectral Ward, andiamocela a prendere un attimo. Qua c'è l'una, qua c'è l'altra in realtà. Dice, la creatura incantata prende più 2 a protezione da tutti i colori. Questo effetto non rimuove le aure. Come spiega qua sotto, se tu hai una creatura incantata con questa, prende tutti i colori. Salva già delle aure in precedenza, non vengono tolte. Perché ovviamente avrebbe protezione anche da tutte le tutti i colori delle aure, incluso il bianco, e quindi anche Spectral Ward dovrebbe togliersi. E quindi non ha senso. Tapperesti 5 per non fare niente. Quindi non toglie nessuna aura. Poi però attenzione, se guadagni di nuovo protezione dal bianco, in qualche modo la devi togliere, perché è un altro tipo di protezione al bianco. E questa specifica protezione che è stata data da Spectral Ward, che non fa rimuovere le aure, non gli altri tipi di protezione, ma questo è un plus. Fate finta che non l'abbia detto, perché sennò vi confonde. Allora, quando... mentre l'altra, Benevolent Blessing, dice, scegli un colore, incanti la creatura incantata protezione a quel colore, questo effetto non rimuove le aure equipaggiamenti che erano già, questo already è importante, molto importante. Allora, cosa cambia? Se tu casti un'aura, stai dando un target all'aura, per ovvie ragioni. Cioè, io tappo 2, faccio pacifismo, do un target al pacifismo. Ma se tu metti direttamente in gioco l'aura, tramite, per esempio, appunto, Light Pops, che le metti direttamente in gioco, mi pare, o anche altri effetti, tipo Sun Titan, tu non metti non stai castando l'aura, la metti direttamente in gioco, quindi non sta targettando niente. Deve solo assegnarsi a qualcosa che sia legale. Quindi, per esempio, questo dice incanta creatura. Una creatura protetta non può essere targettata dalle spell bianche, giusto? Ma una creatura a cui viene assegnata automaticamente un'aura, basta che sia solo una creatura. Cioè, qua non dice enchanta creature con qualcosa specifico, basta che sia una creatura. Quindi le aure, entrando in gioco senza targettare, bypassano hexproof e protezioni. Per questo, con Spectral Ward, tu puoi continuare ad assegnare aure con questi effetti che mettono direttamente in gioco. Perché bypassano la protezione e poi
non vengono più tolte. Invece, non vengono più tolte perché? Perché l'effetto di protezione di Spectral Wall dice di non toglierle. Invece, Benevolent Blessing dice already. Quindi, se che tu le metta in. Tu le, allora, se la protezione dal colore che dell'aura non la puoi castare per ovvie ragioni, perché se tu hai protezione dal rosso e provi a farci un'aura rossa, non puoi proprio farlo. Ma anche se tu provi a mettere in gioco l'aura e poi assegnarla, non puoi perché sì, entra, la assegna, ma poi si stacca. Perché si stacca? Perché ha protezione, quindi una creatura protetta non può neanche essere incantata da quella roba lì. Quindi sostanzialmente è questa la cosa che. Non, che blocca, cioè le aure non puoi ficcarci le aure in pratica, invece con l'altra sì. È una cosa un po' complicata. Le aure che entrano in gioco sono un po' un casino, però ci siamo capiti. E quello che stavo detto sopra è corretto. Allora, scusate, poi Toki chiede: scusate, nel formato Centurio una carta come Necropotenza non è troppo forte? Dico in combo con Pyrexian Life, Energy Field e Rest in Peace. L'hanno sbannata perché c'è un qualcosa che la contrasta e che probabilmente io non so. Allora, con Pyrexian Life. Ah sì, perché pay a life, giusto? Sì, ok, Unlife. Energy Field e Rest in Peace, sì, allora. Allora, l'hanno sbannata quando le motivazioni che hanno dato è che comunque per quanto il formato sia midrange control, pagare le vite per avere le carte in hand, perché Necropotence non è paga la vita e pesca, e paga per avere la carta dopo, non è detto che sia così forte, soprattutto ti basti per vincere, quindi l'ha sbannata. Infatti molti mazzi non la giocano. Se diventasse un problema per le combo, probabilmente la toglierebbero. Però al momento non lo è, cioè, te lo assicuro. Lo gioca forse qualche lista di Grist, qualche altro mazzo. Ma perché il problema è che peschi la carta dopo. Tu vuoi usarla adesso. Cioè, io voglio pagare la vita e pesca ora. Poi, la risposta che dà Michele è quello che infatti abbiamo detto adesso anche noi. Esatto, di solito ti completi la mano. Che per te è fortissimo, è completarti la mano. Però le hai dopo. Quindi invece carte come Confidence Skullclamp vanno un po' meglio perché sono proattive. Il Forte Centurio è un formato molto veloce, attivo. Molto proattivo che te meno, faccio cose, attacco, sposto, muovo. Stare lì ad urlare con la Necropotence non è proprio una bella idea. Cioè, perché la Skullclamp è forte, le due carte le ho subito. E in caso anche una creatura che attacca. Allora, andiamo un po' avanti. Ta ta ta, ta ta ta. Allora, una domanda è Alessio. Raga, una domanda. Lunedì scorso mi è arrivata la mail che il venditore della Polonia ha spedito le carte. Ovviamente avevo il servizio trustee. Dopo quanto tempo devo fare il reclamo? Ma devi seguire le linee guida bene o male di MKM. Io sinceramente dopo la prima settimana non lo farei. Io aspetterei almeno 2 o 3 settimane, ma proprio come tetto. Poi dipende anche dalla zona. E poi vabbè, considerate che adesso ci sono anche degli rallentamenti. Poi soprattutto la zona della Polonia, anche perché in realtà non è interessata alla guerra. Però, cioè, non è direttamente interessata, ma è interessata. Perché comunque è lì. Poi andiamo avanti. Qua una risposta è stata data da Marco sul. Ah, questo era interessante. Questi token, se li trovate a buon prezzo, io li prenderei. Sono dei token ufficiali Duel Masters, che è un gioco alla Yu-Gi-Oh! Nel senso che era stato fatto dalla Wizard come risposta a Yu-Gi-Oh! Quindi col personaggio col capello strano, tutto tipo ah, la mia carta trappola, il mio scudo, eccetera. Il cartone era anche carino, lo davano sulla Rai. Però in Europa, in America, è morto. Cioè, non ha proprio preso, è stato manco un anno. Ed è mortissimo come gioco. In Giappone invece ha avuto un successo della Madonna. Ma perché proprio come gioco, per come è concepito, a un pubblico giapponese fa più appeal, ovviamente. E infatti tutti i siti, i Duel Masters del resto del mondo sono morti, non c'è niente. Quello in Giappone, se lo cercate, è ancora attivo. E la Wizard comunque ha un certo fatturato da questo gioco in Giappone. E infatti, come prodotto promozionale, ha fatto le Magic in versione Duel Master. Infatti hanno il costo di mana versione Duel Master, i disegni però nostri, e gli effetti non li ho letti, quindi non so se sono Duel Masterati, però comunque
Sono un bel memorabilia. Se riuscite a metterci le mani sopra a buon prezzo, io le prenderei. Ah, ecco qua, l'elenco completo dovrebbe essere questo. Che belli però, eh. Proprio belli. Poi anche il Bop così. Non male. Mi piace molto. Molto bello. Bella provata pubblicitaria. Cioè, tipo qua, non lo so, tipo 130 euro, ma non lo so se li spenderete. Vabbè, se fossi figlio di Berlusconi, non c'è niente da fare, me li compro, però, boh. Comunque. Andiamo un po' avanti. Tu, 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 tu. Ah, la marcia. La marcia ci sta come carta da investire. Io ci credo di più rispetto a Marco. Però non le ho comprate perché sto periodo non ce la facevo. Poi non c'ho voglia. Volevo comprarmi carte per il mio mazzo principalmente. Infatti mi sono preso la City of Traitors, che ho fatto la storia l'altro giorno. Però è una carta che ci credo abbastanza, sinceramente. Mi sembra molto forte. Allora, qua c'è una domanda di Alessandro. Scusate, è una domanda banale. Ma se lancio una creatura prima che si risolva e comunque sotto il mio controllo, mi serviva per capirlo, per usare la filatrice del destino. Allora, è una spell sotto il tuo controllo. Non è una creatura sotto il controllo. Se tu hai una carta per terra, è quello che è sotto il tuo controllo. È un incantesimo sotto il tuo controllo. Hai una creatura sotto il tuo controllo. E se è una spell in pila, dice che hai una spell di quel tipo che controlli. Quindi la spell la controlli sempre come carta. Infatti, se non sbaglio, tu stai parlando di una carta che da incounterabile. Filatrice. Filatrice. Vediamo se me la trova. Magari senza la B davanti. Ah, invece sì. Infatti, vedi, le magie creatura e incantesimo che controlli non possono essere neutralizzate. Infatti, vedi, parla di magie. Magie creatura e incantesimo. Tu quando casti una creatura è una magia, sì, che la stai controllando, sì, perché la stai castando tu. Quindi sì, la controlli, ma come spell. Per esempio, se fosse una carta che dice, cioè, che ha un effetto che guarda quante creature controlli, quella creatura che è in pila non conta in quel momento. Appena entra, sì. Quindi voglio che sia chiara questa differenza tra spell e creatura in gioco. Cioè, la controlli comunque, ma le controlli in forme diverse, mettiamola così. Allora, Michele ci fa una domanda molto 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 seria. Allora, lui non ha mai giocato con la library, vorrebbe capire se la sovraviando, se la library potrebbe effettivamente rompere o meno un formato se fosse inserita. La library fosse inserita in Centurion, allora, non, secondo me non lo rompe più di tanto. Però io non sono per sbannarla perché, allora, sinceramente non mi sembra ci sia questa grande richiesta da parte della community. Quindi, se non c'è richiesta, perché farlo? 2 è una carta che costa tantissimissimissimi soldi. Quindi ti poni di nuovo sempre il problema delle dual, del costo, bla 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 bla, che è già stato tirato fuori 1000 volte. E visto che appunto non, perché tirarti fuori un problema quando non ce n'è bisogno? E detto questo, sì, è una carta molto molto forte e cambia molte partite. Considera che stai giocando contro control, cambia tantissimo chi ha l'Alexandria per terra. Perché comunque non è difficile pescarci uno in più a turno. Però conta che è come se tu tappassi uno per pescare per pescare. Quindi è sempre una terra in meno. E contro mazzi tempo come Ghast o mazzi aggressivi è un grosso problema. Ora, come ora, a parte questi motivi che ho detto prima, non la sbannerei anche per il fatto che, essendo che il formato è molto midrange control come focus principale, dare ancora più armi a questi tipi di mazzi non mi sembra la mossa corretta. Io darei più armi agli aggro, magari a qualche altro tempo che non sia Ghast, in maniera che si punisca un po' chi cerca di fare troppo il greedy con queste carte e continuano solo a pescare, pescare, pescare e far vantaggio come la library di Alexandria o la library la Sylvan. Però resta una carta molto forte, quello poco ma sicuro, e ha un leggero potenziale di poter rompere il formato. Secondo me no, ma c'è un minimo ce l'ha.
Allora. Poi. Poi, già che ci sono, parlando invece di Modern, quindi Living End è uno dei formati, buonanotte, dei mazzi più solidi che ci sia di Modern. Come ti ho detto nei commenti, prova anche a pensare a Glimpse, che è una versione molto 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 sbroccata anche di Cascade Deck. Ma la cosa è che Living End è un combo lento, ma è solidissimo. Cioè il suo game plan, soprattutto ora che può giocare anche i counter, main deck, è davvero davvero solido. Sinceramente è un mazzo molto molto forte. Tra l'altro mi sembra che Ray Duke nel suo ultimo power ranking l'abbia messo. E quindi sì, se ti piace la strategia, buttati su Living End. È un mazzo molto molto forte e ti darà molte soddisfazioni.